perché questo è un luogo di vacanza. Strada che porta al Baradello e subito si respira un'atmosfera diversa. Non è certo una vacanza ai tropici, però ci si ritrova in mezzo al verde, in mezzo ai ruscelli, in mezzo ai versi degli animali. Ecco l'inizio della salita. C'è persino un maneggio, come si è visto poco fa. Il lago, che oggi è di un meraviglioso colore blu. Ecco, questa sbarra la si può definire l'entrata in un pochi minuti fa, arrivati in piazza San Rocco. Un mondo che adesso è ricoperto da una volta di verdura. E sopra la verdura la volta del cielo. Ultimamente ho visto altri fiorellini dal colore diverso. I primi che ho incontrato oggi sono quelli che si vedono. Questa è una piantina che è appena germogliata. La vita qui attecchisce ovunque, basta una leggera crepa nella roccia con un po' di terra, il vento e un seme. Eccoli quei fiorellini che ho visto nei giorni scorsi. Ce ne sono un po' dappertutto, di questo colore, bianchi, e non solo qui sul Baradello. La strada prosegue. E il sole penetra dove le piante sono più rade.
Ecco un fiorellino che sembra un fiore d'alta montagna. Questo mi fa ricordare quando ero bambino e con la mamma andavo a Lucino dai parenti. Ce n'erano dei campi pieni, io li chiamavo ombrelli. Questo più avanti nel tempo dovrebbe tramutarsi in quella pianta che viene chiamata occhiali del Papa, con foglie che una volta diventate secche, private della pellicola, lasciano una lamina sottile, argentea. Il primo sambuco che vedo. Opportunamente trattato, può dare delle frittelle e, però non ne sono sicuro, anche il vino. Un mix di fiori visti fino adesso, con in più l'edera, sempre presente. Com'è sempre presente la robinia. Da un tronco tagliato, presumibilmente di robinia, ha preso a svilupparsi un ramo che è chiaramente di robinia. L'edera qui ha ormai seppellito un altro tronco italiano. Deve essere quello che durante le mie passeggiate, nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, ho tenuto sott'occhio. Lo scorcio della città. E in lontananza una gobba. Penso che sia il Montorfano. Uno dei lavori eseguiti dagli uomini che lavorano per la regione Lombardia alla sistemazione di tutta questa zona. Fiorellini delicati. Chissà, forse i fiori è in questo modo che si parlano tra di loro, sussurrandosi le loro impressioni.
quasi raggiunto la meta. Tra gli alberi si vede la torretta. Luce, colori e profumi. Ecco la caratteristica principale di tutto questo ambiente. Ecco un altro scorcio della città, che qui si estende verso la periferia, a Merlata, Reggio e così via. Classica istantanea su un tratto di mura merlate che si sono tramandate nel tempo. Mettiamo un cellulare, attenzione. Tu ti andava il flash nell'occhio. Mantieni. Oh, guarda, allora, mantieni un attimo. Oh, me la faccio per... Ma te? Ma te? Aspetta, mi metto qua. Qua sta dopo la pianta. Guarda che persona. Va bene, sta lì, dopo. Dopo le ultime istantanee, ecco il castello Baradello, in tutta la sua magnificenza. Questa signora invece è una persona fondamentale che andrebbe ripresa anche lei storicamente, no? Anzi, facciamo un'intervista, no? Lì sotto, c'era un'altra, adesso è nascosta dalla vegetazione, ma c'era un'altra torre, è un buco. No, no, va bene il discorso, no? Storicamente, no? Giustamente, lei, signora, lei io da quanti anni è che viene qui? Da, dopo 20 anni? Da... 30? Non starà mica riprendendo me. No, no, non sta riprendendo lei, sta solo facendo ciò. Quanti anni fa è venuta? Da giovane? No, sono venuta 15 o 16 anni fa. Sì. E comunque le cose ancora sono cambiate. Sono cambiate, forse sì, 20. Sempre in meglio, speriamo almeno. Sempre in meglio, no? Mai in peggio, no? L'importante è arrivare qui ancora di qui a 20 anni, no? Facciamo basta, anche 30. Più in là non vado, cosa mi volevi far vedere? Notto forno. Anche quella parte qui è bella da vedere. Bellissima, sì. Prende anche questa storista signora qua che ha fatto tutte le montagne immaginabili. No, io possibili. Mi tolgo. Ah no, ma perché? Poi rimane, no? Tutte le montagne tutto possibile che ho fatto. Non c'è niente di impossibile. No, tutto quello che era possibile fare nella mia possibilità. Siamo stati qui anni fa con la bambina più piccola, c'era anche mio marito. Ma è una cosa strana, ma come mai tutte le mogli vivono sempre in tutte le ma dicono che perché si curano di più. Com'è questa storia? Le donne vivono 100 anni in più dell'uomo, com'è questa storia? Ma, non lo so. No, 100 anni no. E poi lo trova anche al di sopra, nella torre, se cammina trova una cosa analoga, fatta così sempre con la parete liscia che... esce sull'esterno,
Allora questo praticamente era il gabinetto. Sarà un particolare stupido quanto vuoi. Non è finito. Se vogliamo dire che era ben protetto da eventuali sassi che arrivava da qualcuno e sotto l'arco. Sì, no, così. Io trovo molto più interessante, mi scusi, al contrario, questo buco qua. Trottando qui. Con un ogello così, qui mettevano il piccolo altoforno, chiaramente era di pietra, sì, ci rovinava subito, spariva subito anche perché ci bruciavano a certa temperatura i materiali, usciva il materiale fuso e poi facevano queste forme qui, poi veniva eventualmente rifuso per fare nelle forme, per fare delle vanghe, delle spade, degli attrezzi. Ho capito. E quindi qui c'era l'alto forno dove si veniva raggiunto una certa temperatura, usciva il materiale fuso, adesso c'era un ogello, si chiama ogello, sì. Insomma, ho messo la pietra. E questa parte è scavata direttamente nella roccia. Ho capito. Quindi si facevano tutto, erano gente che viveva per conto proprio. Sopra nel museo, perché c'è un piccolo museo sì, trovo questo tipo di lavorazione qua. XII o XIII secolo. Caspita. Mi spiegate pieno qui sotto, eh? Era un vaso. Cioè un piatto, pardon. Un piatto così. Mi spiego, questa era la parte interna. Sì. Ce ne ho la raccolta? Capita. Va bene. No, poi fatto commerciale, dopo ci mettiamo nei guai e ci vendiamo. Devo sorridere, sono vecchio, ho i capelli bianchi. Baradello non si contano. Anche oggi, come dimostrano le registrazioni effettuate, ne ho fatte sia di scoperte che di incontri in buona misura. Il castello Baradello non è solo una meta,
per le gite più o meno domenicali. È un punto dove si respira la storia, i tempi in cui i libri ci hanno tramandato imprese, i personaggi notevoli, in questo caso Barbarossa, e anche imprese di vita quotidiana, vita di tutti i giorni, della gente che viveva e lavorava nel castello. Oggi pomeriggio sono andato sul castello Baradello e ho fatto una passeggiata come faccio solitamente. Niente di particolare, eppure ho fatto delle scoperte e degli incontri che mi hanno entusiasmato e in pratica mi hanno dimostrato ancora una volta di più che si può benissimo imparare quello che riguarda il passato osservando le piccole cose, i piccoli avvenimenti. La registrazione che segue, messa assieme successivamente, è il lavoro che io ho eseguito per documentare quello che ho pensato durante il pomeriggio. Nel castello Baradello si respira aria di medioevo. Se fosse possibile, star chiuso una notte, si sentirebbero voci e rumori che non sono di quest'epoca. E anche immagino urla soffocati dalla dallo spessore delle mura. Vediamo un po' se riesco a ricostruire questa atmosfera. È deserto.
dimentichiamoci che il Baradello, con la sua torre e tutto l'ambiente circostante, può diventare il set per una fiction e di alcune fiction trattano le registrazioni che seguono. Taglia del Castellaro, che ci sono dei particolari oscuri. Quando ci fu la veglia funebre e le guardie andarono a raccogliere i soldi nelle bisacce di quei poveri sventurati di soldati, d'accordo, di queste guardie qui si erano messi d'accordo con gli altri di andare a seppellire questo oro in montagna, dove si vedeva il... Ma in realtà questa carta erano giuste, e le altre quattro erano fasulle, poi altri 10 erano ancora fasulle, per cui solo 4 persone seppero dove era il tesoro, ma bensì dopo molte guerre nessuno di questi si salvò. Infatti furono trovate 2 carte geografiche che segnavano il punto diverso, una diversa dall'altra, per cui la realtà era che avevano ingannato i propri soldati, cioè i propri, diciamo, uomini di ventura che avevano nascosto questo tesoro. Però in realtà è stata trovata la cassettina di monete, manca ancora la pentola grande, pentolone, e manca il cannoncino d'argento con le monete dentro. E tuttora questa leggenda vive in oggi, in noi. Ogni tanto ognuno di noi va a sperare di trovare questo tesoro. Il punto geografico, come ho detto, è puramente fantasia sulla carta, la realtà è un'altra. In realtà questo tesoro esiste. Bruciati? Tutto, bruciamo tutto. Bruciamo tutto. Perché pensavo di trovare Salvatore.